ci avviciniamo al Natale, anche questo Natale non sarà dei migliori perché siamo molto preoccupati per quello che è l'emergenza Covid. L'emergenza Covid che nelle ondate del periodo del lockdown ha fatto chiudere anche alcune strutture creando un forte disagio nei confronti dei nostri utenti che sono dovuti restare a casa. Fortunatamente abbiamo ripreso le attività e ringrazio anche le cooperative che hanno svolto questo ruolo e che svolgono questo ruolo fondamentale di riabilitazione, di accompagnamento nei confronti dei soggetti meno fortunati. I miei complimenti vanno fatti a tutti quanti voi e ai ragazzi che hanno elaborato e prodotto questo magnifico esemplare di presepe in cui c'è la storia e la modernità assieme. E l'augurio più caro è che veramente il Bambin Gesù dal giorno di Natale possa con una nuova nascita accompagnarci verso un futuro diciamo con meno preoccupazioni, e quindi gli chiediamo di stare al nostro fianco e di guidarci verso questo futuro migliore. Io ringrazio tutti quanti voi, vi auguro grazie. È un segno di amicizia, è qualcosa di importante per la cooperazione sociale che vive nel territorio e cerca di lavorare insieme anche nei momenti più problematici come questi per la sanità pubblica, per i ragazzi. Però ecco, ci sono tante norme, tante cose, ma alla fine credo il rapporto... voglio dire la familiarità, noi vogliamo dare un senso di familiarità alle cose che fanno i nostri ragazzi e i nostri operatori, quindi il plauso è veramente grande sia per i ragazzi che sono qua, Thomas, Andrea, Nicoletta, Simona, ci ho beccato tutti e quattro, gli operatori, come dico, eccetera, e gli operatori tutti, quindi il plauso è allora. Grazie.